Ciao a tutti, sono Lisa Rambaldi, responsabile marketing di Italia Miniatura. Siamo qui stasera al primo appuntamento della rassegna Italia Readers, rassegna di teatro comico con grandi nomi del cabaret italiano. Stasera si parte con Giacobazzi, Pizzocchi e si continua poi con venerdì con i Fichi d'India, poi ancora Buzz, poi Cevoli e a finire Nuzzo Di Biase, la band e Cacioppo. Quindi 5 appuntamenti assolutamente da non perdere. Non è l'unica delle rassegne che programmiamo per quest'estate, abbiamo infatti una rassegna di teatro ragazzi, dedicato ai ragazzi dai 3 ai 10 anni, che va in onda sempre qui a Piazza Italia, tutti i giovedì sera di luglio fino alla prima settimana di agosto, quindi fino al 5 di agosto. Un saluto a Rimini Beach! Voglio ringraziare per essere venuti con il signore di questa serata. Qualcuno di voi conosce la via di diverse partecipazioni ai programmi di tipo locali che è stato ormai 25 anni fa. Qualcuno si metterà qua anche a riconoscere perché in 12 anni mi sono ancora conosciuto. Fortunatamente però che molto è diventata buona, trovata anche in modo di consolare. L'altra sera ho visto che il grado di profilo, lo specchio, la mia gravità si spiegne, mi ha detto, guarda che figlio, quella panza lì, fai un'opera di bene. Perché dai il tetto a un viso buco. Sono piccole fasce, un po' più d'accordo, non è che parla tantissimo come quello della TV, però finalmente parla e si dice, e credo di chiamare la sinistra. Dio buono, dice, se non ci sono dici si fai manovra. L'agricoltore Giuseppe De Donati. Grazie mille a tutti, arrivato la scelta. Questo è il grande, eh? È bellissimo. Che gioia. Italia in miniatura, qui c'è una piazza grande, però è l'Italia in miniatura, bello. Io d'altronde per adeguarmi all'Italia in miniatura non c'ero mai stato a far spettacolo. Io tanto dopo c'è bisogno di cani, eh? Eventualmente. Vado bene un bicchiere d'acqua in miniatura. Sì, piccolino, è un ciupito praticamente. Guido Pizzocchi. Grazie. E mi è tutto. Dai, io devo dire la verità, non ho mai stato in tale miniatura da qualche anno e visto che è cresciuta a dismisura, è l'Italia in miniatura, ma vigliate. È grande come Italia in miniatura, che è il presidente di Italia in miniatura, Berlusconi tanto è in miniatura, anche lui non è che è già così, è già a posto come presidente. Vabbè, il fatto di vedere tanta gente qui questa sera, sorge spontanea la domanda, cioè un cazzo da fare evidentemente, può darsi evidentemente, oppure non c'era niente in televisione, altra cosa assolutamente plausibile, perché in TV, diciamoci la verità, i programmi che ci hanno tenuti incollati al video, sono la fine, tutti. Tutti. Ma la pupa e il secchione. Le donne ci hanno messo una vita per riuscire a conquistare un po' di dignità in questa società tipicamente maschilista. Tanta fatica, dilaniata da 7 puntate di un programma di merda oltre ogni limite. Ma dai, è obiettivamente quella che ha vinto. La Cipriani ci è fatta una settima. Perché se no in televisione non si può lavorare, guarda che in fonderia cercano. Poi mette a posto la testa, poi dice, rossetto, poi si dà una linea con l'agitatore Bosco. Fa due bei ciglioni, poi prende gli occhiali dolci da barba, si rimette, sbatte gli occhi due volte, chiaramente incide tutti i codici a barba sulle lenti interne, poggia gli occhiali, in quel momento si accorge che della mia presenza, vedi il camionista? Io arrivo qui, bello, pacifico. Aspettavo, si vede che il puttanone, il camionista, gli fa sangue. Mi butto un occhio assassino, allora io con un nome si avanza, tiro giù il vetro anche lei, e io dico, ha scorreggiato anche lei?